Ciao ragazzi, come va? Spero tutto bene. Allora, siamo giunti alla terza domenica di Pasqua. Il Vangelo che ascolteremo in questa domenica è tratto dall'Evangelista Luca ed è il brano I discepoli di Emmaus. Ci troviamo al capitolo 24, i versetti sono dal 13 al 35. È un brano che certamente tante volte avete già ascoltato. Mi sapete dire perché si chiamano i discepoli di Emmaus? Si chiamano così perché Emmaus è il villaggio verso dove erano diretti. Perché erano diretti a Emmaus? Loro stavano, possiamo dire, scappando da Gerusalemme, perché erano molto scoraggiati, delusi e forse avevano anche paura. E la mattina di Pasqua gli hanno appreso la notizia che alcune donne sono andate al sepolcro e l'hanno trovato vuoto. Quindi sono un po' delusi, perché hanno pensato, certamente hanno portato via il corpo di Gesù. Mi sapete dire il nome di uno dei due discepoli, così come ci racconta l'Evangelista Luca? Bravi, uno dei due si chiama Cleopa. Ma veniamo al brano. Dicevamo, i due si mettono in cammino. Sono partiti da Gerusalemme e adesso si stanno recando in un villaggio Emmaus. Perché? Perché forse stanno scappando da Gerusalemme che è il luogo dove hanno visto morire Gesù. Mentre camminano si avvicina un uomo, che loro non riconoscono però, ma era Gesù. E Gesù li sente parlare, discutere, e chiede, ma di cosa state parlando? E loro dicono, noi stiamo discutendo di tutto quello che è successo a Gerusalemme, che tu forse non hai ancora appreso, ovvero che Gesù il Nazareno è stato crocifisso, è morto e adesso non hanno più trovato il suo corpo. Eppure noi pensavamo che fosse lui davvero il Messia. Parlano di questa delusione. Gesù legge i cuori di questi due discepoli, capisce che sono molto delusi, sono tristi per tutto quello che è successo. Allora si avvicina a loro, cammina con loro e inizia a spiegare le scritture e tutti i passi che si riferiscono alla sua passione, alla sua morte e alla sua risurrezione. Mentre camminano si fa tardi, si fa sera e allora Gesù fa finta di allontanarsi e i due invece dicono una cosa a Gesù. E sapete dire che cosa chiedono? Resta con noi perché si fa sera. È una bellissima frase questa. La notte che è il momento della difficoltà, a volte anche della paura. È proprio in questi momenti che noi dobbiamo dire resta Gesù con noi, perché si fa sera, perché la sera può rappresentare anche un momento difficile che noi stiamo vivendo, un momento di prova. Ed è proprio in questo momento che dobbiamo dire resta con noi, Signore. Quando furono a tavola, Gesù compie un gesto. Vi sapete dire quale? Spezza il pane. E nello spezzare il pane i due discepoli riconoscono che era Gesù. Questo gesto di spezzare il pane, che cosa ricorda ai due? Bravi, il momento dell'ultima cena, ovvero ci ricorda anche il gesto dell'Eucarestia. Ed è in quel momento che riconoscono Gesù. Ma Gesù scomparve ai loro occhi. Quando ci lascia una persona, cosa resta nel nostro cuore? Resta sicuramente tanta nostalgia. E invece i due sentono proprio in quel momento in cui Gesù scompare una grande gioia. Riconoscono che questa grande gioia nasceva proprio dall'aver incontrato Gesù. Ed ecco perché tornano a Gerusalemme. Adesso non hanno più paura, anzi adesso hanno questo desiderio di raccontare a tutti quello che hanno vissuto. E allora questo brano, qual è il pensiero che ci può lasciare, che può essere motivo di riflessione proprio in questi giorni, in questa settimana? Quando incontriamo Gesù, e noi lo incontriamo ogni volta che ci accostiamo all'Eucaristia, il nostro cuore è veramente ricco di gioia. Ricordiamocelo sempre, soltanto quando incontriamo Gesù, il nostro cuore è colmo di gioia. E anche oggi chiudiamo il nostro incontro pregando insieme. Preghiamo proprio con il Padre nostro, questa preghiera che ci ricorda che tutti quanti siamo invitati a partecipare
al banchetto dell'Eucaristia, a nutrirci di questo pane, quel pane che davvero nutre la nostra vita spirituale, quel pane che davvero può darci la vera gioia. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bene ragazzi, ci salutiamo. Adesso vi do la benedizione che si estende a tutta la vostra famiglia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E mi raccomando, ci vediamo alla prossima. Ciao!